L'Istituto Comprensivo San Giorgio ha aderito a questa attività artistica promossa dalle Maletinte di Catania. Oggi abbiamo avuto l'opportunità di avere ospiti proprio Claudia Corona e Laura D'Agate, che hanno supportato questo tema delle donne iraniane. E quindi anche la scuola ha voluto aderire, e quindi sotto iniziativa della professoressa Tonzi, Cannizzo e Agostino, abbiamo aiutato i ragazzi ad essere liberi nella loro manifestazione artistica, proprio rispetto dei valori e dei diritti che vengono legati non solo alle donne iraniane, ma un po' in tutto il mondo. Quindi noi vogliamo fare parte di questa protesta. Ringraziamo la preside, la professoressa Concetta Manolla, che ci ha dato l'opportunità, come ci dà sempre, di aderire a iniziative che riguardano la sensibilizzazione, sia per le donne ma per varie tematiche. Io faccio parte delle Maletinte, un collettivo d'arte catanese assieme a Claudia e altre 13 donne. Abbiamo semplicemente accolto la richiesta d'aiuto che proveniva dalle donne iraniane dopo le loro proteste, le proteste anche degli uomini, che è costata la vita a molte persone. Abbiamo deciso di realizzare, o perlomeno non di realizzare perché il simbolo della treccia esisteva già, ma di diffondere questo simbolo, renderlo a un'installazione partecipata, dare a chiunque la possibilità di stamparla, scaricandola dal nostro sito e continuare questo intreccio metaforico con tutte le persone del mondo i cui diritti vengono negati. Io volevo dire che anche il lavoro svolto in classe, proprio di ricerca, di tutta la problematica, è stato importantissimo per sensibilizzare i nostri studenti, i quali veramente hanno dimostrato un interesse particolare per questa tematica. Le ragazze si sono sentite colpite come donne e i ragazzi hanno avuto delle reazioni, inaspettate. Quindi ben vengano queste iniziative che sensibilizzano i nostri giovani.